ragazzi e benvenuti in un nuovo vlog. Allora, parto questo vlog direttamente in macchina perché stiamo andando alla casa. Quindi ora vi faccio vedere tutte le cosine. Sto facendo i vlog, non video singoli come mi avevate chiesto voi, perché stiamo facendo varie cose nelle varie stanze. Quindi cioè, fare video singoli sarebbero sempre uguali. Ma non appena abbiamo finito almeno il primo piano, vi farò di ogni singola stanza l'home tour, e poi vi farò l'home tour generale di tutta la casetta. Noi non vediamo l'ora di tornarci e niente, ci vediamo tra un attimo. Work in progress. E voilà, guardate cosa ci vado a mettere dentro, lo scivolino. E poi vabbè, ci va la parte sopra, lo colorerò tutto di marrone e ora vi faccio vedere alla fine come viene. E voilà ragazzi, abbiamo fatto il comodino che va, diciamo, in camera. Diciamo che non è proprio un comodino, ma a noi piaceva così aperto. Ora vi faccio vedere come sta. Allora, più o meno dovrebbe stare così. Ovviamente lo colore dello stesso colore delle assi del letto. E voilà, guardate che carino. Poi ovviamente va tutto decorato. Allora ragazzi, questo sarebbe quello che vogliamo mettere come piastrelle qua sopra. Vi piace? E voilà, anche la parte che andrebbe praticamente sopra il lavello qui abbiamo fatta. Cerco di farvi vedere al meglio possibile. E comunque domani dovrebbero... E comunque domani, se riesco, vi faccio appunto la ripresa quando le mettiamo. Noi stiamo facendo la nostra giratina serale, siamo tornati da poco dalla casa, abbiamo fatto un sacco di cosine e che poi anche domani vi farò vedere, perché tanto questo vlog continuerà anche come tutti i miei vlog il giorno dopo. E niente ragazzi, oggi alla casa abbiamo fatto un po' di cosine, come avete visto nelle clip precedenti abbiamo fatto le mensoline da mettere, appunto i comodini da mettere vicino al letto. Bubu saluta, fai ciao, ciao! E poi abbiamo fatto il cosino da mettere appunto per pulire il bagno e poi abbiamo fatto... Vabbè, quello ci ha preso tanto tempo e poi abbiamo rinverniciato anche. E niente, ora siamo tornati da questo rospo! Abbiamo già mangiato, lui ha mangiato la pappa di verdone, noi abbiamo mangiato la piadina con prosciutto e stracchino. Buonissima, devo dire. E niente, questo vlog, come vi ho detto anche prima, continuerà anche domani, che andremo a fare la cucina nel dettaglio. E finalmente ragazzi è arrivata l'estate, guardate i pantaloncini corti. Bubu saluta. Bubu, dai la buonanotte, ciao ciao, bellissimo. Bubu, lui sta giocando. Bubu, ammazza le mosche. Bubu, bravo, uno, eccolo lì, bravo. Bubu, cosa staresti facendo? Cosa fai? Buongiorno. Ciao. Che fai? Amici, ciao. Fammi un sorrisone. Buongiorno. Noi stamattina ci siamo svegliati e ora andiamo a fare colazione.
Andiamo a fare colazione. Nanette, andiamo. Andiamo. Bubu, ma dove ti sei messo? Ma tutto da solo. tutto da solo. Fai ciao. Fai ciao papà. Fai ciao. Bravo. Aspetta, ci sei? Vai. Aspetta, la rossa. C'è un gradino Ho visto, ho visto. allora si deve per Bravo. forza Vai di che nuovo. prenda il legno dall'altra parte. Aspetta. Prova a reggergli solo Non so il se con coso. Se non la riesci a propria pinna infilare la... È duro da spingere. qua Vai. un Vai. pochettino. Ma no, mangia quello, c'è Gialli, mangia Beh, quello. oggi deve pitturare. Buonissimo. Sì, se vuoi gli faccio fare anche il pezzettino. Se c'è. Vai. E se vuoi. Bravo. Bravo, li hai finiti tu. Bubu, vuoi? Bravo, com'è il dolce? Bravo. Stiamo andando alla casa e vi facciamo vedere tutti gli sviluppi. Nuove sorpresine. Continuate a guardare il video fino alla fine. Ci saranno un sacco di sorprese. Ragazzi, questi sono i due mobilini che andranno in camera. Tata. Poi ora stiamo facendo anche la scarpiera. Ce la stiamo più che altro rivestendo, ricolorando con lo stesso metodo del letto, quindi leviga, leviga, leviga e poi dopo ci passi sopra il colore. Per ora è venuta così, ma dovremmo darci un'altra mano. E abbiamo fatto anche lo scopino di legno, ora vi facciamo vedere tutto insieme come sta. E voilà ragazzi, aspetta, vi faccio vedere la prospettiva tutta. Questa è la cucina. Abbiamo messo tutte le piastrelle. Vi piace? A me un sacco. Ovviamente qui dobbiamo ancora finire perché appunto qui c'è da assemblare il tutto, ma il resto è completamente finito e utilizzabile. È bellissima, a me piace un sacco. Poi guardate lo sfondo fuori, wow. Faccio vedere anche con la lampada. Voilà. Manca solo il tappeto. E stasera tigelle! Anche Bubu la mangia. Bubu, fammi vedere come mangi la tigellina. Tieni, Tyson, stai qua da me. È buona! Vai! Buona! Guarda che la sto mangiando. Bravo! Vai, Bubu, pronto? Trata, 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 trata! Vai, pronto! Jacopo! Pronto? Via! Fai ciao! Ciao ragazzi, buongiorno! Questo vlog praticamente durerà 3 giorni, oggi siamo al terzo giorno. Quanto durerà, Dio Bubu? 3 giorni, noi stiamo pulendo praticamente, vero? E stamattina Jacopo si è alzato tipo alle 9 e quindi non so se il pomeriggio, cioè se ora farà il riposino della mattina, che di solito fa verso le 11, 10 e mezzo. Sono già le 11 e 50 e non mi sembra che lui abbia voglia di fare il riposino.
Io dovevo studiare, ma lui... Comunque abbiamo registrato un video di un dolce. Non so se uscirà o prima di questo o dopo. Mi sa dopo. Quindi no spoiler. Però ci sarà una nuova puntata di Chiara e Jacopo in cucina. Questo ranocchio dovrebbe fare le ninne. Dai le ninne. Qualcuno ha dormito 3 ore con la nonna. E poi cosa ha combinato? Lo vuoi dire te? Ieri sera è andata a letto alle 10:40. Mai successo. Mai. Solo quando era piccolo. Va sempre a letto alle 9:30. Ma cosa ridi? Va a letto sempre alle 9:40. Si è svegliato alle 8:30. Dai, vieni qua. E quindi non vuole dormire adesso. Però se non dorme poi non mangia. Vero? Non ridere. Guarda che è. Non ridere. Riproviamo a fare. Bobo, vieni qua. Di buonanotte. Vai, ciao. Ragazzi, voilà, la cucina. Oggi abbiamo messo anche il pavimento. Abbiamo messo il pavimento di qua. Pavimento dappertutto. Il tavolo. Abbiamo fatto appunto la resina. Che ora non si vede perché c'è il riflesso. E voilà. E vi faccio vedere la cucina per intero. Ovviamente la penisola va finita, ma guardate che bella. Ve la voglio far vedere da intera, ma non riesco a inquadrarla. Vabbè, magari mi metto una foto. Ragazze, io spero che la casa vi sia piaciuta, che il vlog vi sia piaciuto. Vi ricordo di mettere like, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, per rimanere aggiornati su tutti, diciamo, le cose che facciamo nella casa. Vi mando un bacione grande, vi ringrazio per tutti i commenti che scrivete e cerco sempre di rispondere a tutti. Niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo vlog.